Il medico guarda il mio dito e mi dice letteralmente in faccia: tu, se questo non lo curi, rischi di perderlo oppure di morire. Video, io sono Gianmarco e nel video di oggi torno con un nuovo story time allucinante e sconvolgente, perché vi giuro che questa volta non si rischia di fare disastri, ma si rischia veramente di fare casini. Ci saranno cause, avvocati, tribunali e mala sanità. Lo so, una volta il mio canale era molto più normale, ma è stato normale sta roba, cosa sto dicendo? Però vi dico solamente questa cosa: io sono andato a rimuovere un tatuaggio con un laser e mi sono ritrovato con il rischio di perdere il dito. Sì, l'ho detto, siamo tutti sotto shock, quindi preparatevi già con uno snack, un popcorn, mangiatevi quello che volete, bevete, idratatevi, perché Mosse ride, Mosse piange e Mosse resta pure sconvolti. Forse molti di voi si saranno accorti che nell'ultimo anno e mezzo io ho fatto vari tatuaggi nelle mani. Io amo fare i tatuaggi nelle mani perché, uno, mi sento Ariana Grande, due, perché se tu mi guardi in realtà non ti accorgi che ho dei tatuaggi mentre parlo, però se guardi bene la parte interna rivelo una magia, un mistero, un amico candeliero, e ho vari simboli che sono, vi dico onestamente, tutti quanti con poco significato. Mi piacciono semplicemente questi disegni e mi piace tenerli lì. E soprattutto sono consapevole che è una cosa che magari su quel momento può piacere e tra 10 anni non mi piace più. Però non è che mi sto tagliando un dito come cercando di fare qualcun altro. Lo so che non dovrei dirlo, li faccio con molta leggerezza, perché nella mia testa c'è sempre l'idea che vabbè, tanto li tolgo con il laser. No, l'anno scorso ho tolto un tatuaggio che avevo nel polso e l'ho tolto con il laser in 2 sedute. Ho sentito veramente poco male, sto super veloce, invisibile. Quindi mi sono sempre detto: metti che mi stufo nel corso degli anni, metti che mi stanco, riprendo con il laser, ha funzionato benissimo con me e posso sempre ricorrerci un'altra volta. L'anno scorso mi sono fatto vari tatuaggi all'interno delle dita e uno di questi era la scritta Shine. Se voi sapeste perché ho voluto scrivermi Shine nel dito, molti di voi resteranno letteralmente sotto shock. Nel mio Apple Music è partita la canzone di Ashley Tisdale per il film di Sharpay, Favolose avventure, quella di High School Musical, e c'era una canzone che si chiamava Shine. E quindi mi sono detto: wow, mi sento rappresentato, facciamolo! All'inizio la scritta era pazzesca, era veramente bellissima da vedere, perché sembrava così finta da quanto era bella. Purtroppo io ne ero perfettamente consapevole, i tatuaggi nelle mani, specialmente se sono scritte, sono destinati a diventare brutti. Abbiamo provato nel corso dei mesi così a provare a riparare, però il disegno era diventato talmente tanto grosso che da macchina da scrivere il font era diventato quello di Harry Potter. E onestamente, quelli di Harry Potter, J.K. Rowling e Warner Bros. Non mi hanno mai pagato per sponsorizzare il film. Quindi mi sono detto: perché devo tenermi sta roba? Non la voglio più. Purtroppo il posto dove avevo tolto il mio primo tatuaggio non avevano la macchina disponibile e mi avevano detto che purtroppo non sarebbe tornata quella macchina fino a ottobre di quest'anno. E io però onestamente mi continuo a dire: no, voglio toglierlo. Quindi ho cominciato a indagare un po' in giro e ho trovato questo centro dove uno dei medici usava un laser e che mi avrebbe rimosso il tatuaggio. Al che io prenoto e mi presento. Appena entro la situazione sembra abbastanza tranquilla. Il medico è molto gentile, avrà avuto tipo 60 anni, una roba del genere, e gli spiego la situazione, gli mostro il tatuaggio. Ho già fatto una rimozione di tatuaggio, sopporto benissimo il male, so che ci vorranno varie sedute, e il medico mi guarda, fa: ok, lo rimuoviamo, io qua devo fare però un bel lavoro e ti farò l'anestesia. E il che gli dico: ma io l'anestesia non la voglio, cioè è talmente piccola la scritta che veramente so quando si rimuove un tatuaggio, devi passare nel punto dove c'è il tatuaggio una volta con il laser, solamente una volta, quindi una scritta così piccola vuol dire che tu fai ta 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 ta, è finito. Continua a dire: non la voglio, assolutamente non mi interessa, cioè sopporto benissimo il male, raga, mi faccio iniettare robe in faccia in continuazione, aghi in continuazione, quindi onestamente è una soglia del dolore abbastanza alta. Ieri sono andato dal medico, tra l'altro ho rifatto tutto il botox, ho sciolto le labbra e mi sono rifatto il naso e sono qua davanti alla telecamera, onestamente non sento niente. Vabbè, questo qua sto divagando. Continua a insistere che io non voglio assolutamente l'anestesia e lui continua a dirmi: no, io devo fare un bel lavoro, devo fare l'anestesia. E gli dico: no, non la voglio l'anestesia. E lui continua a dire: no, te la faccio. Fatto sta che gli dico: ok, faccia pure come vuole. Tutto quanto è diventato strano quando la zona del dito mi è stata pulita con dello struccante bifasico Garnier, letteralmente questo. Ora io, raga, non so se in quella boccetta che stavo usando c'era dentro dell'alcol oppure c'era veramente dentro dello struccante bifasico. Boh! E l'anestesia era una siringa così.
Io pensavo che avrebbe fatto veramente una puntura, ma proprio poco, perché continuo a dire, non mi serve, io non sento male, non preoccupare, non si preoccupi, cioè mi faccio installare e basta, devo andare a casa mia, devo fare un di robe. E raga, non lo dico per scherzo, ha svuotato una siringa intera di anestesia nel mio dito. Immediatamente il dito ha cominciato tutto quanto a diventare bianco e a ingrossarsi tantissimo, perché era tanta, ma tantissima. Io però sono lì che dico, boh, vabbè, si vede che vorrà fare così. Perché continuatemi, io devo fare un bel lavoro. Fai sto bel lavoro, cosa vuoi ti dica? Poi ero anche comunque con la premessa di l'ho già fatto la rimozione di tatuaggio, non è successo niente di grave, quindi cosa può succedere? Fatto sta che a questo punto io ho il video intero della terapia che mi è stata fatta. Se siete dei medici, se siete degli esperti di rimozione laser, se avete già fatto una rimozione laser, preparatevi, perché sarete letteralmente sconcertati da quello che succede in questo video. Passa una volta il laser su tutta quanta la zona e subito si vede che il tatuaggio, come è giusto che sia, diventa completamente bianco. È quello che normalmente deve succedere quando fai una rimozione laser con il tatuaggio. Se tutto quanto si fosse concluso in questo momento, ora non saremmo nemmeno qua a parlarcene, ma saremmo da un'altra a parlare di altre storie allucinanti, perché tanto il tuo qua sconvolgente. Il problema qual è? Questa frase: ora aumentiamo il livello della macchina. Quello che mi è stato fatto qui è una ripassata di nuovo sulla stessa zona, a potenza più esagerata, e un'ulteriore passata e un'ulteriore ripassata con sto benedetto laser. Quello che è successo al mio dito in quel momento dovete paragonarlo a un ferro ardente e lo avessi impiantato nel mio dito. Ovviamente non ho sentito nulla, perché l'anestesia non mi ha fatto sentire nulla, ma quello che vedete è immediatamente le zone che si gonfiano come un ustione, perché è quello che stava succedendo. Io non voglio nemmeno immaginare quello che avrei sentito se non avessi avuto l'anestesia. Non mi ricordo quello che mi aveva detto dopo la terapia, però non aveva notato nulla di strano, nonostante era un dito così, con una bolla già così. E mi dice semplicemente di tornare dopo 2 settimane per fare la seconda seduta. Io saluto, dico grazie e me ne torno a casa. La cosa più allucinante è che io continuo a non sentire il mio dito. Io sono andato avanti 12 ore senza sentire il mio dito, mai nemmeno a sfiorarlo. Onestamente, anche adesso, la stessa zona dove io ho avuto questo problema, che adesso vi sto raccontando, io non sento ancora niente. Cioè, poco, e questo perché i tessuti sono stati letteralmente uccisi, massacrati, distrutti. Io continuo a non sentire niente al dito, e alla sera la cosa si comincia a fare un po' più preoccupante, perché dopo 12 ore che tu non senti più il tuo dito, hai una vescica e hai rimosso un tatuaggio, cominci un po' a preoccuparti. E sono a casa di mia cugina Giorgia, che molti di voi conosceranno e forse molti di voi sapranno, ma lei è un'infermiera. E le mostro la situazione e le spiego quello che è successo. E lei mi guarda e mi fa: secondo me non è proprio giusto, sai? E faccio: dici, Giorgis? E mi fa: 12 ore di anestesia, onestamente, manco se te lo dovessi amputare. Ed è vero, raga, 12 ore di anestesia sono tante. E il giorno dopo io mi risveglio e questa è la situazione, raga. Letteralmente sembra che sono uscito da Chernobyl, da Fukushima, da un disastro nucleare. Perché la vescica è gigante ed è nera. Ormai il mio tatuaggio era completamente ricoperto a questa bolla. Io non sentivo assolutamente niente. E col fatto che non mi faceva male, mi aveva fatto rimanere tranquillo. Al che faccio passare il tempo e il giorno dopo vado a fare una visita perché volevo fare una liposuzione. Lo so che è allucinante, però viene puntato che volevo fare una liposuzione e farò addirittura il giorno stesso. Al che questo medico, che è anche dermatologo, mentre mi fa la visita e mi dice: a me non piace questa cosa che hai, cosa che è? E gli faccio: ho rimosso un tatuaggio con il laser 2 giorni fa. E mi fa: sei sicuro che sia andato tutto quanto bene? Perché non è bella sta roba? E gli faccio: dici? E lui mi spiega che praticamente il problema in realtà è che quella è palesemente un ustione e quello che sta facendo il mio corpo è creare questa vescica per mantenere la pelle idratata, perché si sta cercando di difendere da questa ustione richiamando liquidi. Ma il problema fondamentale è che questa cosa, finché è lì, va bene, paradossalmente, perché mantiene la situazione asettica e lontano da tutti quanti i batteri e i microbi. Ma palesemente si romperà molto presto, perché è nelle mie mani, e le mani, toccando cose, rischi sempre di
di rompere queste situazioni qua. E mi fa: ora, se tu la rompi, quella situazione si apre e si apre anche a possibili infezioni. E infezione equivale a necrosi, ossia morte dei tessuti, cancrena, ossia morte dei tessuti ma con infezione che ti devono amputare il dito, se non peggio. Oppure puoi fare anche setticemia. Una setticemia è una cosa gravissima che puoi fare, cioè proprio, cioè, puoi morire, palesemente puoi morire. A che, ovviamente, come era stato predetto dal medico, il giorno dopo, quindi 4 giorni dopo dalla rimozione del tatuaggio, scoppia e quello che si vede è una cosa che io non posso far vedere su YouTube, perché ne sono sicuro che mi demonetizzano il video. Vi giuro, raga, la versione non censurata di queste foto e di questo video è un buco sul mio dito. E immediatamente mando un messaggio a mia cugina Giorgia. Lei gira la cosa a un medico vascolare che lavora nella clinica di mio zio, e questo medico vascolare dice: questa è cancrena. Letteralmente Gianmarco è in una fase di cancrena, necrosi. E io tipo mi è venuta la tachicardia, perché era la cosa che più avevo paura. E vi ripeto, raga, non sentivo niente. Ma questo non sentire niente non è una cosa positiva, perché poi quello che mi ha spiegato il medico è che io non sentivo niente perché tutte quante le mie terminazioni nervose erano state uccise. Una persona ustionata dopo un po' non sente più nulla, perché tutte quante le terminazioni nervose a contatto nella parte superficiale della pelle vengono uccise. E le terminazioni nervose sono quelle che mandano segnale al tuo cervello di sentire il dolore. Ora capite quello che mi stava succedendo. Grazie a Dio non era il mio braccio, era solamente il dito, però lo stesso era una cosa molto grave. Immediatamente questo medico mi visita, fa un controllo e istruisce mia cugina Giorgia alla medicazione che mi deve fare, quindi quella di un ustionato. E tutta questa situazione di betadine, quindi disinfettare, guanti, tutto quanto super sterile, io l'ho portata avanti per una settimana, 2 volte al giorno, raga. La situazione è sempre più brutta, sempre più scena, tutto nero. A un certo punto comincia a diventare da disgusto, da vomito, sembrava morto, letteralmente morto. E il medico mi guarda a un certo punto e mi fa: tu Gianmarco, qui se non risolvi questa situazione rischi di perdere il dito. A registrare in spiaggia, non posso uscire, non posso toccare niente, devo stare super attento, continuo a girare con dei guanti perché ho il terrore, assolutamente. E quindi la mia amica Nicole, pallato, cosa mi dici di fare? Chiamo il mio avvocato. E si procede a fare causa a questo medico che mi ha fatto questa cosa. Però vi giuro, raga, ora la situazione è molto meglio, ma ci sono tanti ma. Uno fra tutti è: mi resterà una cicatrice? Non si sa ancora, ora è troppo presto. Cioè, questo è quello che io ho ora e vi giuro è bellissimo da vedere rispetto a quello che era prima. Bellissimo. La cosa più pericolosa è che oltre alla cicatrice la zona si vada a scurire. Purtroppo se si andrà a scurire troppo la zona, io non potrò più rimuovere il mio tatuaggio, perché i laser funzionano a contrasto, cioè vedono il contrasto tra la tua pelle e l'inchiostro nero. E purtroppo se diventerà troppo scura la zona, io non potrò più rimuovere questo tatuaggio, che ora come ora è ancora più brutto. Cioè proprio è una cosa orripilante, raga. È proprio una roba schifosa. È assurdo, perché raga, pure io non so niente, ero abbastanza convinto, lì sapevo che stavo facendo qualcosa di sbagliato. Sicuramente tornerò dal primo medico che mi ha tolto il tatuaggio, perché era stato pazzesco, era stato bravissimo, super gentile e assolutamente meritava di tornarci. Alcune persone mi hanno detto: vedi a tatuarti. Però raga, non è giusto che se io mi tatuo allora mi puoi deturpare e farmi rischiare la vita. Altre persone mi hanno detto: vedi a non fare le tue ricerche. Però raga, come puoi prendertela con me quando io vado da un medico all'interno di una clinica che si professa come un professionista, che ha 40 anni di carriera alle spalle? Come puoi dire che io ho fatto qualcosa di sbagliato? Io sono la vittima. Forse ho sbagliato solamente nel punto in cui ho visto che mi stava igienizzando la zona con Garnier bifasico struccante. Niente contro Garnier bifasico struccante, sono convinto che sia uno struccante pazzesco e che Dio me la mandi buona. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, c'è un nuovo video di martedì 15 e sabato alle 10:30. Intanto giovedì con questo non sono nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao.